Oggi andrò a riassumere uno dei miei libri preferiti, intitolato I segreti della mente milionaria, scritto da Harv Eker. La parte più interessante del libro, secondo me, è quella in cui l'autore parla delle 17 differenze chiave tra ricchi e poveri. Tieni presente che quando dico ricchi mi riferisco a persone comuni che sono diventate ricche grazie al loro duro lavoro e alle loro capacità, e non a quelle che si sono arricchite grazie ai loro genitori o qualche attività illegale. Al tempo stesso, quando dico poveri, non è mia intenzione sminuire nessuno. In effetti, sono stata povera per la maggior parte della mia vita. Quando uso la parola povero, mi riferisco solo a un certo tipo di mentalità. Oggi non parlerò di tutte e 17 le differenze che vengono spiegate nel libro, ma parlerò solo di 7. Prima differenza. I ricchi pensano in grande, i poveri pensano in piccolo. Sei mai stato a fare la spesa trascorrendo molte ore in diversi negozi in modo da trovare merce più economica per risparmiare 50 o 60 centesimi? Oppure hai mai aspettato in fila un'ora per avere un panino gratis? Se ti ritrovi in queste situazioni, allora hai una mentalità da persona povera. Immagino sia brutto sentirselo dire, ma lascia che ti spieghi. Certo, non è una cosa negativa fare la spesa cercando di risparmiare, ma questo cambia quando si tratta di calcolare il risparmio ottenuto rispetto al tempo speso per averlo. Se ci metti un'ora a trovare le arance più economiche in modo da poter risparmiare 60 centesimi, il valore della tua vita ora è di 60 centesimi. Al contrario, i ricchi non si preoccupano di risparmiare 60 centesimi, capiscono il valore del loro tempo e cercano costantemente nuovi metodi per far sì che il valore della loro ora sia pari a 6.000 euro. Seconda differenza. I ricchi scelgono di essere pagati in base ai risultati, i poveri scelgono di essere pagati in base al tempo. Permettimi di essere onesta con te. A nessuno importa quanto impegno ci metti in qualcosa. Quello che interessa è il risultato. Al tuo cliente non interessa che tu abbia impiegato centinaia di ore nella realizzazione di un prodotto. Pensi che lo comprerebbe comunque anche se di diversa qualità solo per l'impegno che ci hai messo? Ovviamente no. Quello che gli interessa è il risultato. Se il prodotto è ben fatto, lo compreranno anche se lo hai realizzato in poche ore. Ad esempio, non interessa quanto impegno e tempo tu abbia dedicato a questo video. Se il video è ben fatto, continuerai a guardarlo, altrimenti cliccherà su un altro video. Il fatto che io ci abbia lavorato per più di 100 ore è irrilevante. Il fatto che abbia commesso un errore e per questo la lavorazione del video si sia prolungata è irrilevante. Non ti interessa niente di tutto questo. Non diresti mai, per fare questo video sono state impiegate più di 100 ore. Lo guarderò anche se di bassa qualità. Il punto è sempre il risultato, non lo sforzo o il tempo spesi. L'autore afferma che per conoscere il tuo vero valore devi lavorare per il risultato e non per lo stipendio. Le persone ricche credono nel loro valore e nella loro capacità di fornire i risultati. I poveri no, ed è per questo che danno molta importanza allo stipendio fisso. Terza differenza. I ricchi pensano entrambi, i poveri pensano o questo o quello. I poveri credono che non ci siano abbastanza beni per tutti e che non sia possibile avere tutto. Viceversa, i ricchi pensano che ce ne sia a profusione per tutti e che tu possa avere tutto ciò che vuoi. I poveri credono nella scarsità, i ricchi credono nell'abbondanza. Vuoi una carriera di successo o dedicarti alla tua famiglia? E perché non entrambi? Vuoi concentrarti sugli affari o passare il tempo a divertirti? Perché non avere entrambi? Vuoi una ragazza bionda o una bruna? E perché non averle entrambe? L'ultima era una battuta, ovviamente, ma hai capito. I ricchi vogliono sempre entrambe le scelte, mentre i poveri ne scelgono sempre solo una. I poveri vedono il mondo come una torta e credono che tutti ne possano avere una sola fetta e che la torta finirà presto. D'altro canto, i ricchi vedono il mondo come un buffet. Una volta che qualcosa finisce, la cameriera ne porterà ancora. I poveri credono di dover scegliere tra il denaro e tutti gli altri aspetti della vita. Devi scegliere tra soldi e felicità? No, ovviamente no. Il denaro è importante e la felicità è importante a sua volta. Puoi avere entrambi. Molte persone sono ostili verso chi raggiunge la ricchezza, pensando che diventare ricchi ti renda meschino. Ecco perché pensano di dover scegliere tra l'essere ricchi e l'essere una brava persona. Quindi scelgono di essere buoni e rimanere al verde. Probabilmente hai sentito dire: quella persona è cambiata da quando è diventata ricca. Oppure i soldi hanno trasformato quella persona. Credo che i soldi non ti cambino. Il denaro amplifica quello che sei già. Se sei una persona gentile, i soldi ti rendono una persona ricca e gentile. Se ti piace aiutare le altre persone, il denaro ti offre la possibilità di aiutare ancora di più. D'altra parte, se sei un idiota, i soldi ti rendono un ricco idiota. Se fai cose cattive dopo esserti arricchito, significa che eri già malvagio. Avere soldi lo rende solo più evidente. Quarta differenza. I ricchi si concentrano sulle opportunità, i poveri sugli ostacoli.
questa differenza è la mia preferita. Ogni volta che mi viene in mente qualche nuova idea, la condivido con le persone per ottenere un riscontro. È molto raro trovare qualcuno che, pur riconoscendo i problemi relativi ad essa, riesca a concentrarsi sulle opportunità che potrebbe portare. Nella maggior parte dei casi mi verrà spiegato come la mia idea fallirà, ed è questo il modo di pensare dei poveri. Vedono costantemente ostacoli e rischi e si concentrano solo sui problemi, mentre i ricchi si concentrano sulle opportunità. Le persone povere fanno scelte basate sulla paura. Le loro menti sono costantemente alla ricerca di ciò che è sbagliato o che potrebbe andare storto. In qualsiasi situazione, il loro costante pensiero è: e se non funziona? O più spesso, non funzionerà. Non fraintendetemi, non ti sto dicendo di non occuparti dei possibili problemi. Certo, gestiscili man mano che si presentano, ma non lasciare che la paura e le difficoltà ti fermino. Se ti concentri sui problemi, avrai problemi. Se ti concentri sulle opportunità, avrai opportunità. È una semplice legge universale. Quinta differenza. Le persone ricche si relazionano a persone positive e di successo. Le persone povere si relazionano con persone negative o che non hanno successo. In poche parole, se vuoi volare con le aquile, non nuotare con le anatre. Se il tuo obiettivo è diventare ricco, allora studia le persone ricche. Esci con persone ricche e di successo. Usale come modello. Fai quello che fanno, leggi quello che leggono. C'è un motivo se sono ricchi. Ad esempio, se vuoi creare un canale YouTube di successo, cerca i canali di successo nel tuo campo e studia cosa fanno. Studia che tipo di contenuto creano, quanto sono lunghi i loro video e che tipo di stile usano. Se prendi esattamente le stesse azioni e hai la stessa mentalità, è probabile che otterrai risultati molto simili. Quando do questo consiglio, le persone si arrabbiano molto e dicono: quindi vuoi che copi, non vuoi che sia originale, vuoi solo che rubi il lavoro degli altri. No, non sto dicendo niente di tutto questo. Per qualche ragione, in questi giorni, la gente vuole essere Mark Zuckerberg, inventare il prossimo Facebook. Se come me sei una persona normale, le possibilità che tu abbia successo aumentano molto, se prendi come esempio le persone che hanno già raggiunto il successo. E no, questo non significa mettere da parte la propria originalità. Ad esempio, se decidi di fare il riassunto dello stesso libro che sto riassumendo adesso e usi lo stesso identico formato di animazione che sto usando, usando anche la stessa musica di sottofondo, il tuo contenuto sarà comunque unico, perché tu hai una voce unica, hai un modo personale di spiegare le cose. Anche se fai la stessa cosa, il tuo contenuto sarà comunque diverso dal mio. A proposito, probabilmente avrai notato che ci sono già molti canali che stanno facendo la stessa cosa che sto facendo io, ma nonostante ciò, questo canale crescerà. Per favore, non fraintendetemi, non sto cercando di vantarmi o dire: guardate ragazzi quanto è bello il mio canale. Il motivo per cui ti sto parlando di me è che è il modo più semplice per spiegarti ciò che intendo dire. Se ti facessi un esempio basato su Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, è probabile che ti risulterebbe più difficile metterli in relazione con la sua storia. Noi, al contrario, abbiamo molti punti in comune, perché siamo persone ordinarie che cercano di migliorarsi. Un'altra lamentela che sento spesso è che non si hanno amici ricchi e di successo. Quindi, come riuscire a frequentare persone lontane dalle proprie conoscenze? Guarda, non devi averli per forza. Puoi semplicemente cercare persone di successo e leggere i loro libri, o guardare i loro video. Non puoi chiedere ad Arnold Schwarzenegger di uscire con te in modo che tu possa studiarlo e prendere spunto. Ma indovina chi ha girato una miriade di video e ha scritto un libro. Allora perché non leggerlo o venderlo? Io non ho amici ricchi intorno a me. Gli autori di questo tipo di libri sono i miei amici ricchi. Esco con loro leggendo i loro libri, guardando il loro video e ascoltando i loro podcast. Sesta differenza. I ricchi sanno cosa vogliono e si impegnano per ottenerlo. I poveri vogliono solo essere ricchi. Immagina di essere in giro in centro con un tuo amico e che ti venga voglia di mangiare un panino. Il tuo amico si avvicina al chiosco e dice: «Ehi, ciao, potresti darmi un panino, per favore?» Molto probabilmente la ragazza al bancone sarà confusa e gli chiederà che tipo di panino vuole di preciso, dato che ce ne sono di diversi tipi. Questo tipo di approccio è esattamente lo stesso che hanno i poveri quando si tratta di diventare ricchi. Vogliono solo essere ricchi, ma non hanno idea di come funzioni davvero la vita di una persona ricca. Se non sai esattamente cosa vuoi, la ragazza che vende panini al chiosco ti farà un panino qualsiasi scelto da lei e tu dovrai accontentarti. Ora, immagina di avvicinarti e dire: «Ciao, vorrei un panino con il tonno e della scamorza affumicata, ma invece del pane classico potrei avere quello integrale con i semi di girasole senza cipolla? Se possibile vorrei invece un po' di cetriolo e pomodoro, il tutto tostato». Indovina un po', la ragazza ti darà esattamente quello che hai chiesto.
Secondo lo stesso principio, le persone ricche non inviano messaggi confusi, lo fanno solo i poveri. Il motivo principale per cui la maggior parte delle persone non ottiene ciò che vuole è che non sa quello che vuole. Devi essere consapevole di che aspetto devi avere quella vita da ricco che desideri ed elaborare un piano per ottenerla. Ad esempio, per quanto riguarda vivere da ricco, significa avere la libertà di lavorare quando voglio e dove voglio, potermi permettere un taxi ogni volta che lo desidero. Non mi piace prendere i mezzi pubblici e sentirmi sudata, soprattutto se ho una riunione importante. Quando vado in un ristorante, voglio poter aprire il menù e scegliere quello che voglio, senza guardare prima la colonna del prezzo. Voglio essere in grado di portare i miei genitori a fare una bella vacanza 2 volte l'anno. Voglio aiutare le persone intorno a me quando hanno difficoltà a finanziare. Il martedì voglio svegliarmi alle 11 e fare una passeggiata al parco. Voglio essere libera di andare in palestra a metà giornata e tornarci ogni volta che ne avrò voglia. Questa è la vita da ricco che desidero e ho studiato un piano per riuscire a ottenerla. Settima differenza. Le persone ricche sono ben disposte a promuovere se stesse ed il loro valore. I poveri hanno una cattiva opinione sul vendersi e sul promuoversi. Lascia che te lo spieghi così. Se avessi una cura per un qualche tipo di malattia, la nasconderesti a una persona che ne soffre? Non credo proprio. Allo stesso modo, se credi che quello che hai da offrire possa davvero aiutare le persone, promuoverlo è un tuo dovere. Non facendolo, in realtà, stai facendo disservizio alle persone. Il prodotto che venderesti è potenzialmente il prodotto che può cambiare la tua vita. Il prodotto che può cambiare loro la vita. Ma se non lo promuovi, stai perdendo la possibilità di farlo. La difficoltà nell'autopromuoversi è uno dei maggiori ostacoli al successo. Le persone che hanno problemi con il vendersi e il pubblicizzarsi di solito sono al verde. Come pensi di accrescere il reddito della tua attività se non sei disposto a far sapere agli altri del tuo prodotto o del tuo servizio? Qualunque sia il lavoro che stai facendo, devi essere bravo a vendere e promuovere. Quasi ogni aspetto della nostra vita riguarda la vendita. Ad esempio, quando stai cercando di convincere il tuo partner ad andare al ristorante invece di fare la spesa, stai vendendo. Quando stai cercando di convincere tua figlia a studiare, stai vendendo. Infatti, proprio in questo momento, io stessa sto vendendo. Ti sto vendendo il mio video e tu lo stai pagando con il tuo tempo. Stai pagando con i minuti della tua vita. E io non mi vergogno a venderti il mio video. Grazie per aver guardato il video e non dimenticatevi di iscrivervi a questo canale e mettere like. Alla prossima!